Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Sekiro Shadows Die Twice. Quindi ragazzi, dobbiamo affrontare il toro fiammeggiante. Però prima, visto che secondo me è un boss abbastanza tosto, io migliorerei la forza d'attacco praticamente riaffrontando in teoria il demone. Affronta, ricordo, Gyobu il demone, infatti. Cimelio? Il ricordo di una battaglia con un formidabile nemico. Anche se distanti, il raffiorare di memoria del genere ha dato forza al lupo. Oniwa Gyobu era a capo di un gruppo di famigerati banditi, ma fu sconfitto da Ishin, che rimase colpito dalle sue abilità e lo prese tra le fila dei guerrieri Ashina. Col tempo, Oniwa diventò uno dei più fedeli servitori di Genichiro. Basta? La forza d'attacco è stata migliorata? Ah, ok, io... vabbè. Ma possiamo rifarlo, tipo, che so io, aumentarla in maniera spropositata, non credo. Non hai ricordi di battaglia? Ah, quindi sono semplicemente dei ricordi di battaglia. Ero convinto di catapultarmi in qualche ricordo passato, tipo quello che stavamo affrontando 3 anni prima. Va bene, tanto meglio, quindi ci buttiamo dal toro. Io, come vedete in basso, mi sono anche equipaggiato, ragazzi. La polvere rinfrescante, perché quello c'aveva il fuoco. Quindi direi che ci può essere utile, ci può tornare utile quantomeno. No, voglio fare una roba rapida, buttarmi direttamente dallo stronzo senza dover affrontare più di tanti nemici. Tutto quelli, diciamo, essenziali. Ok. Anche perché tanto, poi fondamentalmente, una volta entrati dal toro, se questi entrano, li massacra il toro. Dai! Niente. Puttana di quella merda, va bene. Ci andiamo a gamba. Arrivate a sti punti. Perché lì dentro poi si chiude il tutto e diventa un'arena, quindi chi entra si assume la propria responsabilità. Non voglio sentire discussioni. Ora dico io, ma porca di quella puttana, stavo effettuando un'uccisione, cazzo. Vabbè. Mi levo dai coglioni anche sto qua, dai, tanto. Quantomeno pigliamo un po' di punti abilità e non che monetine. Monetine per... cazzo, per schiattarci, perché... no. Non voglio te, cazzo. Voglio il toro, ok. Oh, mi ha dato fuoco. Ma perché lo stronzo non me l'elimina? Perché non ce l'ha nella linea di... nella mia linea, ecco perché. Che caputtana ladra. Raga, ma è mezzo impossibile secondo me sto boss. Dai, muori. È già morti? È morto. Va bene, proviamo a resuscitare. Non sono riuscito a dargli neanche un colpo. Fate un po' voi. Grazie per tutto qua. Allora, ho rimesso questo stronzo. No, aia, aia, via, 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 veloce, 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 Sekiro. No, 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 no. Vabbè, ma è tipo impossibile, ragazzi, è impossibile. Cioè, c'è una velocità d'attacco e di esecuzione allucinante, non ti dà il tempo di fare un cazzo. Ok raga, speriamo bene che questa sia la volta buona. Ok, io veramente non sopporto più sto toro di merda. Cazzo. Ok, ecco la fiaschetta. Ti prende della furia. La fretta è la tua peggior nemica. Mazzo, con calma, con calma.
dai. È stanco un po'. Sì, è stanco un cazzo. Raga, un'ora e 29 di toro di registrazione. Io spero veramente di non incrociare un toro nella mia strada, perché lo metto sotto con la macchina. Anche se ci rimetto la macchina, però provo a schiacciarlo, veramente. Ma fate andare fuori di testa, ragazzi. Avrò per le mani 10 minuti di gameplay. Comunque va bene così, ragazzi. Grani di rosario, un grano da rosario buddista. Offrirne 4 all'idolo dello scultore aumenta vitalità e postura massime. Farmaco Shinobi grado 2. Abilità latente che aumenta l'effetto curativo degli oggetti di recupero. A volte uno shinobi sopravvive a ferite letali per chiunque altro. Perciò la conoscenza medica è fondamentale. Una tecnica che solo chi è stato ferito ripetutamente da degni avversari può apprendere. Sti cazzi, un'ora e mezza di sto merda di boss. Ora entreranno anche quegli altri, no? Che succede? Ok. Senza né arte né parte entrano dei bastardi ad affrontarmi, va bene. E questa cazzo di lancia. Eliminazione facile dopo il toro. Raga. Mamma mia. Sono stanco. Ragazzi, sono stanco come se avessi fatto, non so, della palestra. La vecchia qui? Qua si può scendere. Grazie Parla. Al cielo, grazie al cielo! Per che cosa preghi? Ah? E tu? Hai sentito parlare del Tempio Senpo? Il Tempio Senpo sul Monte Kongo! Lì vive una persona speciale, una persona santa! Forza, prega anche tu con me. Grazie al cielo, grazie al cielo! Vabbè, sta qua andata fuori di cabina. Va bene, direi ragazzi di pregare l'idolo e fare una pennichella, così mi ripristino un po' tutto quello che ho perso. Ho utilizzato veramente un po' di robina con... Ma possiamo migliorare gli attributi fisici? No, ancora no. La forza d'attacco non ci abbiamo nessuna storia. Guarigione, mal di drago, mal del drago. Emblemi spiritici no, grazie. Ok, allora cosa facciamo? Possiamo andare sia di qua, ragazzi, da quello che vedo. Qua giù c'è... interessante. Un momento. Ma se io mi lancio muoio sicuro. Giusto? Secondo me sì. Però io ci provo uguale. E invece no. Ok. Possiamo passare là sotto. Però un attimo. Non la raggiungiamo più quel punto là. Vabbè, sti cazzi. Niente, andiamo là sotto. Adesso dove cazzo sta l'uscita? Sicuramente, raga, dobbiamo riprendere. Un momento, vorrei ci fosse una botola qua, no? Dobbiamo riutilizzare il rampino. Però come? Ok. Perfetto. Possiamo andare dritti qua. Io andrei dritto di qua. Forse anche no. O di qua. Dove diceva la vecchia. Proviamo qua. Vediamo cosa c'è. Tanto abbiamo una visione. Lord Kuro, è ora Lady Emma. Sì, lo so. Genichiro ci attende, dico bene. Tornerò in cima al castello Ashina. Lupo, quel fischio che abbiamo usato prima, questa volta lo utilizzerò per chiamare te. Ok. Va bene, zio. C'è qualcosa qua, sono sicuro, qua dietro.
No, ho le visioni ormai, ragazzi. Niente. Va bene, c'è un altro stronzo da affrontare. Mi sa tanto. Qua su. Però, come al solito, a me piacciono le altezze, raga. Senz'altro, lo saprete già. Questa battaglia deciderà le sorti di tutta Ashina. Ora offriamo le nostre vite a Lord Ishin e alle genti di Ashina. Noi siamo Ashina. Nessuno ci può spezzare. Per Ashina! Sarà anche per Ashina, ma qua, porca puttana, siete un po' in troppi. Che cazzo ce n'è? Ok. Intanto iniziamo a eliminarli un pochetto così. Ah no, quel fucile, cazzo. Se non mi elimino sti qua, ragazzi, che cazzo che affronto sto stronzo. Ok. Dai. Aia. Via, via, via. Curati. E andare sul piano a combattere, ragazzi. Nelle scale non mi ci trovo proprio. Manco per il cazzo. Aia. Figlio di puttana. Dai. Guardate sto pezzo di fango. Anzi, sai capite cosa faccio? Vaffanculo. Lo so che sono una merda, però... Dove è andato? Eccolo lì. Vaffanculo. Scusate, ma dopo un'ora e mezza di toro di sto cazzo. La vedo tosta. Dovermi riaffrontare cazzo di nemico così. Che non è impossibile, però. Vorrei anche andare un peletto avanti. Se sto dietro. Merda, merda, questo adesso si gira. Lo sapevo. Ah, ok. Quindi possiamo farlo solo per una volta. Sta marachella qua. Va bene, allora. Basta andare. Sembra che è giusto. Se no uno li affronta in sta maniera qua. Ok ragazzi, ho fatto un piccolo, farò un piccolo taglietto giusto perché tanto questo qua grano di rosario, ok. Ma quanti cazzo ne abbiamo di grani? Purtroppo non si può fare come ho fatto inizialmente, quindi imboscarci, placcare il boss e poi ucciderlo per due volte di seguito. Quantomeno speravo in questi boss piccolini così, e invece niente. Vabbè, per non rubare troppo spazio al video, visto che vorrei andare un peletto avanti, opterei per... Non mi dai lì? Va bene, allora, di qua. Giusto un piccolo taglietto in questo combattimento qua. Tanto bene o male l'abbiamo già affrontato, quello stronzo. Ci eliminiamo questi qua. Vabbè, dai. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok. Chi è che carica prima te? Stronzo. Fanculo.
Ok, ci siamo presi un po' di soldi. Non si apre questa parte, è da dove cazzo si apre? Possiamo andare di là dove diceva la vecchia, o se no proseguiamo di qua. Siamo arrivati a sti punti. No, che succede? C'è qualcuno lì. Merda, è quello? Lasciati andare. Ci ha pizzato alla grande. Lancia gli shuriken. In una maniera abnorme, ragazzi. Quanti ne lancia? Ti cazzi. Ah, combattimento frette. Porca troia. Un attimo, momento. Cazzo, ma li lancia anche... Porca puttana. Dove sono i nostri energy drink? Dove è finito? Il merda. È caduto. Momento, momento. E vai a fanculo. Bello tosto. Cioè, tosto. Non tostissimo, però aveva una tecnica... da fare invidia. Siamo persi quello, cazzo. Io voglio andarla a recuperare. Ne abbiamo un altro qua, o sbaglio? Sì. Afferra. Lasciate andare. Ok. Già che ci siamo, ragazzi. Questi sono pericolosissimi. Questo era un altro tipo, mi sa. Un tipo delle sentinelle, dei cecchini. Parecchio cattivi. Ok. Qua sarebbero questi fumi, raga. Sono curioso. Lasciate andare. Non saprei, raga. Li rompiamo, ma non... Non ne fuoriesce una mazza. Allora, lassù... abbiamo da raccogliere qualcosa. Quindi facciamo così. Velocità. Destrezza. E ci andiamo a raccattare. Quello che stavamo lasciando indietro, visto che comunque sono veramente messa a merda con l'inventario. Sfera della ricchezza, vabbè, abbiamo già raccolta più e più volte. Secondo me la strada da percorrere... avevamo una lì nel tetto. Per quanto possibile, raga, non mi voglio lasciare indietro niente. Frammento di ceramica. Ok, riprenderei da qua. Fuligine. Quanti cazzo ce n'erano? Quanti cazzo ce n'è? No, 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 non così. Le cazzo di ceramiche ci lanciano i sassi. C'era qualcos'altro là, sì, da cattare. Sì, sì. C'è anche il lupo. Ma porca di quella puttana. Aia, lupo di merda. No, ti prego. Dai, cazzo. Qua ci lascio la chiorba. Via, veloce, veloce, veloce. Prendiamo le monetine. Una fiaschetta. Qua cosa abbiamo? Ferro di recupero. Ok, questi servono per potenziare. Ok,
No, sono tornato giù. Quelli servono per potenziare, ragazzi, gli strumenti prostetici. Qua intanto siamo rifiniti sotto al ponte. Ma dove cavolo era che bisognava riutilizzare il rampino? Di qua. Ma era dall'altra. Troppi nemici così, ragazzi, è un casino affrontarli. Continuano a lanciarmi della roba, sti qua. No, non mi riposo manco per il cazzo, perché sennò so cazzi. Anche una marea di vita. Va bene. Proviamo ad affrontare quantomeno sti qua. Ma sto cazzo di cane. Devo levarmi da combattere un cazzo. Ma non è morto il cane. Ma porca di quella puttana. Ma è tipo mezzo impossibile. Si è buggato ovunque. Poi non è un bug, ma è una rottura di coglioni. Ma vaffanculo, cane di merda. Toh, stronzo. Sì, lanciami il sasso. Pezzo di fango. Ok. Ma porca di quella puttana. Niente, paro all'ultimo, ragazzi, ma non para. Testate, ma hanno ucciso. Va bene così. Allora, raga, io sono schiattato. Ok, però secondo me qua non c'è un cazzo. Ci rifacciamo un salto casomai la prossima volta. Ma noi non dobbiamo passare di qua. Ma assolutamente. Noi dobbiamo. Noi dobbiamo andare a fare in culo. Dobbiamo passare di qua. Come mi fa sclerare sto gioco, ragazzi. Fantastico. Mi hanno detto che hai messo tu l'armatura a quel grosso idiota della truppa Taro. Già, e come si lamentava. È stato davvero un lavoraccio. Però ne è valsa la pena, eh? Era un colosso con una forza straordinaria. Adesso l'hai reso invulnerabile. Ecco, perfetto. È vero, ma l'armatura non gli piace. E gli è piaciuto ancora meno quando gliel'ho messa. Scommetto che un avversario abile riuscirebbe a levargliela subito di dosso. Ok. L'avversario abile sarei io? No. Me lo auguro. Sei un grandissimo. La chiave di una casa delle guardie al lago Ascina. Non lontano dal pozzo in cui era tenuto il lupo. Ah, ok. Qui il corno spezzato di Gyobu il demone è conservato con rispetto dei samurai Ashina. Il corno spezzato è la lama della lancia di Gyobu il demone. Si dice che non manchi mai il suo bersaglio. Può trascinare i nemici e strappargli l'armatura. Ok, quindi parapapapa. Mi sa che noi non dobbiamo andare di qua. Probabile. Non so, dobbiamo andare a recuperare il corno del demone lì. Probabilmente. Diamo un'occhiata. Da questo? Dov'è? Addestratore di lupi. Molto probabile. Di qua non credo che possiamo passare di là. Non ci possiamo girare in tondo. Quindi opterei per cercare quantomeno un po' di lupacchiotti prima di sto stronzo. Che cazzo? Ci vuole intrappolare lì dentro, raga. No, lupo. Ce n'è altri, sì. Dove è andato? Ok. Cazzo. Aia. Me lo marchio o no?
quella. Dai, pigliati sta cazzo di fiaschetta di merda e cerca di seccare. C'ha rincoglionito praticamente col colpo. Secondo me non mi conviene affrontare. Infatti. Ma se tipo utilizzo. Fatto un cazzo che abbiamo fatto. Non saprei, raga. Lì c'è un altro passaggio però. E c'è un bestione lì. Volendo potremmo provare ad aggirarlo sto qua. Magari anche meglio. Abbiamo ottenuto la chiave di dove eravamo rinchiusi noi. Nel pozzo, quindi. Di qua. Qua giù. Okay. Con calma. Abbiamo un idolo qua. Perfetto. Abbiamo trovato un idolo. Direi di riposare. Tanto bene o male di qua. Cazzo di lupi. Allora. Origlia. Ho sentito che hanno avvistato uno shinobi da queste parti. L'hanno detto anche a me. Ma ultimamente è roba di tutti i giorni. Lo so. Allora la battaglia sta per iniziare. Motivo in più per prendere sul serio queste segnalazioni. D'accordo. Non l'avete presa abbastanza sul serio. L'acqua c'è. No, ma ci vai a fanculo? Che cazzo. Dai stronzo, attacca, non ce n'ho voglia. Beh, il creatore, merda. Allora raga, direi uno col fucile. Vediamo se riusciamo a beccarlo alle spalle. Chi ci ha visto? No, no, questo segna la nostra posizione, figlio di... Ok. Ah, qua è dove... Da dove siamo partiti. Dove tutto ebbe inizio. Ora. Ok, possiamo parlare con sto qua. Parla. Rivelaci, zio. Questa cosa mi delizia. Che bellezza. Eppure è anche triste. Sembra chiamare, bramare qualcuno. Salutalo, ignoralo. Salutiamo. Ehi, chi stai chiamando? Fammelo sentire ancora una volta. Ehi tu. Mi chiamo Jinzaemon Kumano. Devo sorvegliare il fossato. Non vi avevo mai visto prima. A quale clan appartenete? Non posso dirlo. Non potete dirlo. Quindi siete uno shinobi? Non posso dirlo. Dovreste migliorare le vostre maniere. Non importa. Se siete uno shinobi, non insisterò oltre. Ok, quindi non so, dobbiamo scendere qua giù? Credo di sì, ragazzi. Se no, quali altre alternative abbiamo? Così, per curiosità, eh.
Direi che dobbiamo proprio scendere nel fossato. Giù. Sto mangia merda. Ah, ok. Ha detto che qui avrei trovato un lupo codardo, ma non c'è segno di lui. Uno shinobi sfregiato e incompetente, ridotto in disgrazia. Speravo di vederlo di persona, ma non sono stato fortunato. E se davvero non può morire, prima o poi lo incontrerò di certo. Sono io, fratello. Ehi tu laggiù. Sei tu il lupo di cui parlano? Hai proprio l'aspetto di un codardo. Non importa. Dicono che sei immortale. Vediamo se è vero. No, ma io volevo fare amicizia. Era partita così bene la conversazione, pezzo di merda. Ma te sto cazzo. Via. Aia, c'è forte raga. Aia, c'è forte raga. Parabio, io ho saltato ma non ha saltato per tempo. Cazzo, c'è delle tecniche micidiali sto qua. Niente, ci ha fatto il culo, mi sa. Ci ha fatto il culo. Ombra solitaria con spadone. Proviamoci un'ultima volta, ragazzi. Io direi che posso anche stoppare qua perché sto veramente collassando. Cazzo, sei un figlio di puttana. Sei un grandissimo pezzo. Niente, raga, non mi ha dato neanche il tempo di cambiare l'arma prostetica. Va bene, direi che questa è la strada giusta da fare, perché se abbiamo incontrato quello, ci è stato bloccato il passaggio, potevamo anche aggirarlo questo stronzo qua, però non saprei. D'accordo ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua. Io sono abbastanza provato da questa sessione di gameplay e riprenderemo la prossima volta con Sekiro. E come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividetelo e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!